Guardate, guardate quanti! Forza, forza, uomini! Tutti gli uomini del villaggio vengono ad aiutarci! Oh mio Dio! No. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Come state? Tutto bene? Spero proprio di sì, spero proprio di sì. Oggi sarà un giorno veramente incredibile, perché vi siete mai chiesti se i villager potessero difendersi? Io me lo sono chiesto un sacco di volte, sì, se potessero difendersi con delle spade, con degli scudi. Bene, oggi lo vedremo insieme, ma prima lasciate subito un like, altrimenti bella faccia come sempre piangerà tantissimo. Però io so che voi siete bravissimi e l'avete già fatto. Oggi mi trovo in un mondo incredibile, in un mondo popolato, in un mondo popolato da villager intelligentissimi, perché questi villager si difendono, ma non si difendono solo, fanno anche dei lavoretti, vanno in giro, ecco com'è quella signorina là, scusi, lei, ecco è sparita, perfetto, sta tagliando la legna. Sta tagliando la legna, andiamo a vedere, sono dei villager intelligentissimi, salve, salve, tutto bene? Ah, sta tagliando la legna, Sì, è duro, molto duro questo albero. Vuole una mano, vuole una mano. Ecco. Ah, ripiantano pure gli alberi. Wow, ma sei arrabbiata? Ma perché? Ma ti sei arrabbiata con me? Perché avevi quelle cose sulla testa? Sei arrabbiata con me? Wow, ripiantano anche gli alberi. E comunque sia, ci sono queste uova di verme. Andatevene. Qui ci sono i loro cavalli e ci sono anche delle altre mansioni di villager, come ad esempio questo qui, chi è? Questo qui è il falegname, dovrebbe essere il taglialegna. Poi vediamo, tu chi sei? Tu chi sei? Ah, l'agricoltore, il farmer. Tu, il taglialegna. Dovrebbe esserci anche... salve, sindaco? Sindaco, è lei? Ah, questo qui, no, è il cuoco questo qui. E questo qui... Oh, questo qui è il protettore, sì. Il protettore del villaggio. Cosa volete? Il letto? Cosa? Vuoi un letto? Ah, troppo... quello lì mi ha salutato, forse? Vabbè. Bisogna stare molto attenti perché al calare del giorno arriveranno un sacco di mostri e voi dovrete difendere il vostro villaggio, intesi Nasone? Sto parlando proprio con te. No, non ce l'ho un letto. Tieni, pianta gli alberi, veloce, dobbiamo ripopolare la foresta. Lui pensa al letto, pensa. Ma questo qui è bellissimo. Vediamo. Forse questo è il generale? È il generale? Guardate che villaggio, ragazzi, bellissimo. Queste sono le loro case. Posso entrare? No, grazie. Molto gentile, ma ha chiuso la porta in faccia. Salve. Ah, questi sono... non volevo disturbarla. Salve, lei dovrebbe essere l'anziano del villaggio? Scusi? Ma perché tutti non mi ascoltano? Cioè, io non capisco. Vabbè, me ne vado, Poi quando avrete bisogno del mio aiuto, non venite a chiamarmi. Io ho portato anche un'armatura. Sono molto forte. Vabbè, questi non mi stanno nemmeno ascoltando. Ma chi è che fa questo trambusto? Ehi, Salve. Salve, tutto bene? Ninna nana ninna, questo villager a chi lo do? Lo daremo alla strega. Mamma mia, come stanno dormendo. Ma questo qui, chi è che sta russando? Ma questo qui sta russando come un maialino. Ah no, forse di qua? Di qua sta dormendo qualcuno? No, è quello lì che russa. Mamma mia, ma avete sentito ragazzi come sta russando? Sveglia, non bisogna dormire. Sveglia, svegliati. Niente ragazzi, non si sveglia. Ehi, vuoi una mela? No, non vuole nemmeno una mela. Questo non si sveglia, lasciamolo lì. Mamma mia. Sta calando la notte, sta arrivando la notte. Preparatevi, uomini, all'arrembaggio. Sì, tu nemmeno ti interessi di quello che sta succedendo, Con quella spada in legno mi sa che non difenderai molto il tuo villaggio. Sei pronto? Io sono prontissimo. Ho le mele, volete delle mele? Tieni delle mele, sì, salve, anche te. Tieni delle mele, prendi. Mele, un po' anche te. Sì, piacere, prendi delle mele. Mamma mia, ma guardate come dormono. Oh mio Dio, ma guardate come dormono. E questi qui stanno aspettando il letto. Stanno aspettando che si liberi il letto. No, questo qui a sedere. Salve, tu chi sei? Ah, il pianta alberi? Il pianta grane? Oh, vedo già dei mostri. Uomini, prepararsi. Metto un po' di torce qui, Mettiamo un po' di torce perché non si sa mai. Prepariamoci. Il nemico potrebbe essere in ogni angolo. Basta russare, per favore, Oh, questo sta correndo! Dove stai correndo? Dove? Lì, l'ho visto, ok, quello lì è in pericolo. Forza, dobbiamo andare ad aiutarlo. Vediamo contro chi stanno combattendo.
Veloce, veloce, uomini! Bisogna andare, veloce, veloce, veloce. Ok, dove sono i mostri? Non li vedo. Ok, questo l'ha distrutto, l'ha sconfitto, bravissimo. Guardate come stanno andando all'attacco! Oh mio Dio, ma chi è che hanno visto? Chi è che hanno visto? Dov'è, dov'è? Forse uno zombie? Sì, stanno combattendo, porca miseria! Ecco, meno uno zombie, bravissimi ragazzi. Questi villager sono ultra forti, ultra intelligenti, difendono tutto il loro villaggio. Ok ragazzi, mettiamo un sacco di zombie qua, li mettiamo. Forza zombie all'attacco del villaggio! Forza, 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 vediamo! Oh mio Dio, guardate! No, devo aiutarli, devo assolutamente aiutarli. Oh mio Dio, guardate quanti sono, porca miseria! No, attaccate, attaccate questi zombie, forza, attacchiamo! No, sono tantissimi! Guardate, guardate quanti! Forza, forza, uomini, tutti gli uomini del villaggio vengono ad aiutarci! Oh mio Dio, no! No, ci hanno abbandonato! No, 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 si è messo pure a piovere, veloce, veloce, devo entrare qui dentro! Oh mio Dio, scusa, ci stanno attaccando, veloce, non puoi dormire, alzati! Oh mio Dio, sono lì fuori, stanno combattendo, no, devo aiutarli, ma questi cosa fanno qui? Devo aiutarli assolutamente, sto arrivando ragazzi, beccati questo maledetto zombie e quest'altro! Oh mio Dio, siamo rimasti pochissimi, sono rimasto solo io, me ne vado, tutti dentro la casa! Oh cavolo, fatemi passare, promesso? Oh no, ma cosa apri la porta? No, 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 no. Calma. Calma, 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 stiamo qui dentro e non ci succede niente, ragazzi. Ma chi ha messo questa terra qui? Chi è stato a mettere questa terra qui dentro? Oh no, devo aiutarli, devo aiutare i miei amici. Chiudete questa porta. No, 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 via, scappa, scappa, scappa. Oh, porca miseria, beccati questo. Dove sono finiti i miei uomini? Stanno tutti scappando. Beccatevi questo, e quest'altro, e questo, maledetti. Oh mio Dio, una carota droppata. No, sono troppi, mi serve una mano, assolutamente. Scappa, porca miseria, fammi entrare in una casa. Oh mio Dio, qui dentro c'è qualcuno? Oh, perfetto, sono entrato in una casa dove non c'è nessuno. Mamma mia, guardate, il disastro sta succedendo. Ragazzi, forse ho sbagliato a spawnare tutti questi zombie. Adesso il villaggio è spacciato. Però devo aiutarli, assolutamente. Devo aiutarli, non posso tirarmi indietro. Beccati questo ragnazzo. Beccati questo zombie. Maledetto, quanti ne siete rimasti? Forza, non rimane. Oh, non rimane molto al giorno. Ma chi è stato? Chi è che è morto? Ehi, beccati questo zombie, beccati quest'altro, questo ancora. Qui dentro come state? Come state? Tutto bene? Tutto bene qui dentro? Vi aiuto io. Beccati questo e questo, maledetto. Adesso voglio provare a fare una cosa. Metterò in un'arena 10 villager e 10 zombie. Vediamo chi vincerà, zombazzo? Ok, quindi mettiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allora, truppe. Ascoltatemi, scusa, scusa, devo parlare, vabbè, comunque sia, truppa, oggi dovremmo combattere contro 10 zombie, siete pronti? Vabbè, io spero proprio di sì, mettiamo 10 zombie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, forza zombie, andateli ad attaccare, oh, ma non si difendono, ma che cosa sta succedendo? Oh mio Dio, guardate! Guardate questi villager, sono fortissimi. Forza, forza, forza. No, no, non potete farvi battere da questi zombie. Veloce, bravissimi, così, sì. Ma li stanno distruggendo. Ma dai, ma che cosa sta succedendo? Ma perché non li aiuti? Forza, ma vagli ad attaccare. Ma guardate ragazzi, ok. Abbiamo capito che questi villager sono forti, ma non come ci aspettiamo. Wow, guardate questo, è fortissimo. Sì, come non detto. Vabbè, adesso ti sta bene, se ti fanno il mazzo. Ecco. Beccatevi questo. Quindi adesso mettiamo un po' di zombie e mettiamo un sacco di guardiani villager. Forza, 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 guardiani, guardiani, guardiani. Forza, 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 forza. Proteggete il villaggio. Oh mio Dio, guardate. Mamma mia, cosa sta succedendo? Veloce, attaccate ragazzi. Forza, attaccate, così sì, distruggete tutto. Vediamo, cosa possiamo mettere dei ragni? Ragni, vediamo. Ragno delle caverne, oh, questo è forte, Prendete ragni delle caverne, attaccate questi ragni, attaccateli. È vero che i ragni forse non attaccano i villager. Mettiamo un sacco di zombie secchi, forza, così, sì, sì, forza zombie secchi. Oh mio Dio, ragazzi, guardate cosa sta succedendo. Quelli lì sono all'angolo, ma non capisco perché non li attaccano. Forza, forza, attaccate, così, sì. Mamma mia, guardate, qui hanno fatto una specie di guscio impenetrabile, vediamo, vediamo, forza, mettiamo altri zombie. Questi villager sono veramente forti, però non sono molto intelligenti perché sono villager. Forza, forza ragazzi, combattete, combattete. Bam, bravissimo, così. No, 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 resisti, resisti, resisti.
È la fine ragazzi, è la fine per i villager. Ciao villager, è stato un piacere, è stato un piacere. Oh, quello lì si è mimetizzato, non lo vedono. Bravissimi. Wow, li hanno disintegrati. Andateli a prendere, forza, forza, andateli a prendere, veloce, veloce, veloce. Prendeteli, fateli a pezzi. Così, come non detto, Vediamo, proviamo a spawnarli qua a casa loro. Forse possono proteggere, cioè possono, devono proteggere la loro casa. E mettiamo un sacco di zombie qui. Forza, andate ad attaccarli. Oh sì, così mi piacete, andate ad attaccarli tutti a questi zombie. Zombie qui, zombie qua, veloce. Mamma mia ragazzi, guardate cosa sta succedendo. I villager stanno difendendo il loro villaggio, però gli zombie stanno prendendo il sopravvento. Veloce, veloce. Oh, adesso sì che attaccano tutti, sono ultra potenti. Guardate, sono potentissimi, li hanno distrutti. Mettiamo un altro po' di zombie perché così non vale, siete avvantaggiati voi. Veloce, veloce. Altri zombie. Guardate. Oh mio Dio, questa è la battaglia del secolo. Questa è la battaglia del secolo che verrà ricordata nei libri di storia. Oh mio Dio, guardate. Mamma mia, che resistenza. Voi insomma siete molto d'aiuto, eh. Forza, forza ragazzi, guardate. Li stanno distruggendo. Mamma mia. Quindi abbiamo capito che i villager nel loro villaggio sono fortissimi perché lo devono proteggere ad ogni costo. Guardate che roba! Guardate, mamma mia! Vabbè ragazzi, abbiamo capito che i villager sono forti e vogliono proteggere il loro villaggio ad ogni costo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, noi ci vediamo domani con un nuovo bellissimo video, non mancate! Ciao, vi aspettiamo!